Benvenuti e bentornati nella mia stanza, io sono Sara, quindi se non mi conoscete, piacere. Oggi vorrei fare una haul con voi delle cose che ho comprato da AliExpress quando c'erano i saldi, quindi l'11 novembre. Sono arrivate piuttosto in fretta, sono quasi tutte contenute in questa busta che mi hanno mandato tutte insieme, stranamente. Quindi niente, adesso andremo a vedere cosa c'è dentro. Io lo so già cosa c'è dentro, però... più che altro la qualità, come sono, quanto le ho pagate, eccetera eccetera. Anche perché, se non sbaglio, AliExpress è leggermente migliorato in fatto di qualità, spedizione, quindi velocità in quanto arrivano, perché di solito quando si comprava prima da AliExpress, quando c'era l'11/11, arrivavano di solito tipo a gennaio le cose. Invece adesso ci hanno messo circa un mesetto, alcune ci hanno messo 16 giorni, quindi è pochissimo per AliExpress, il che è ottimo. Magari alcune cose avevano la spesa di spedizione, ma saranno 2-3 euro al massimo, quindi ottimo. Quindi adesso andremo a vedere cosa c'è qua. Ho preso, ve lo dico subito, 3 parrucche di cui sono felice, però quelle ve le farò vedere più tardi. Quindi adesso svuotiamo questa busta. Ho aperto già tutto per mia comodità. Allora, ci sono alcune cose che sono più delicate. Cominciamo da questo. Che cos'è? Ah, sono delle mascherine a tema natalizio, diciamo, comunque invernale. Non so se le metterò sopra, probabilmente le metterò sopra alcune che ho già, che sono magari un po' di qualità un po' migliore, anche se ho i miei dubbi. Penso che secondo me siano tutte uguali, almeno quelle che si ordinano su internet. Ci sono varie fantasie che adesso vi farò vedere. Sono 2 per coppia. Sono un sacco carine, un sacco natalizie / festività. Ce ne sono 3 tipi blu, quindi tipo sono un po' tutti uguali, però sono un sacco carine. Questo sacco natalizia, bellissima. E niente, quindi queste le ho pagate tipo sui 2 euro circa, con, avevano, se non sbaglio, questa è la spedizione, e queste sono arrivate ieri, quindi nice. Ieri, per gentile informazione, era il 10 dicembre, quindi giusto in tempo. Poi andiamo avanti, queste qua, vediamo cosa sono. Ciglia, ho comprato un set di ciglia finte super lunghe, e perlomeno mi sembrano fatte abbastanza bene. Non sono terribili, ma sono super super folte. Vediamo se riesco a levare la plastichina. Ad esempio queste, vediamo se magari... Allora, sono così, sono 5 paia, tutte diverse, o 6, 5, e queste sono super strane perché hanno queste ciglia lunghissime in mezzo, e niente, non vedo l'ora di provarle. Ovviamente non arrivano con la colla, però io di solito sono sempre soddisfatta delle ciglia di AliExpress perché sono un sacco carine e rendono bene. Allora, questa sinceramente pensavo avesse una forma diversa, ma è un bastoncino, chiamiamolo così, di selenite. La selenite è un minerale. Ed è così. Praticamente è lungo e leggermente iridescente, è un sacco carino. Lo userò come decorazione o per le cose witchy, non so, vediamo, però un sacco carino. Prossimo oggetto, sentite? Allora, questi sono dei timbrini per il mio bullet journal, o comunque per cose in generale, sono timbrini. E sono, ne ho preso tipo 5, se non sbaglio, sì. E sono le fasi lunari. Adesso ve li metterò a caso, quindi non mi triggerate, per favore. Eccoli qua.
sono fatti così. Queste sono ovviamente le raffigurazioni che ci sono dentro. Sono in legno. Adesso tirerò fuori uno. Ecco qua. È fatto così. E non è male. Ovviamente non arrivano con l'inchiostro. Sopra c'è il disegno che rappresenta, quindi che voi andrete a stampare. Sono impacchettati abbastanza bene. In totale li ho pagati sui 5 euro, 4-5 euro se non sbaglio. E sono 5, se non sbaglio venivano 1 euro e qualcosa l'uno. Più c'erano però le spese di spedizione. Ce n'erano anche altri, io ne ho preso solo 5 perché mi sembravano quelli migliori. Alcuni mi sembrava che si ripetessero. Allora, il prossimo oggetto è questa confezione di washi tape. Sono bellissimi, sono 10 se non sbaglio e hanno delle fantasie molto particolari, molto tenui però molto geometriche. Sono bellissimi e non vedo l'ora di usarli, quindi non so, probabilmente li vedrete a breve. Io sono innamorata di questo con la, diciamo, la fantasia a nido d'ape e anche il nero con delle, non so, montagnette stile giapponese. Anche in realtà sono belli tutti. Oh, uff, sono bellissimi. E anche questo ci ho messo 30 giorni, quindi tutti insieme. E niente, ovviamente tutti i link di queste cose le troverete nell'info box. Se non sono, non lo so, scaduti o non più disponibili, spero li troviate. Quindi nel caso vi piaccia qualcosa, trovate il link nell'info box. Prossimo oggetto, io ho già tolto dalla busta, è una cover. Allora, è una cover di un mazzo di tarocchi che io avevo visto, che bramo da non so quanto tempo, solo che costa un po'. E niente, su Ali ho trovato questa cover, che è la cover del tarocco della luna. E il tarocco si chiama, il mazzo di tarocchi si chiama, se non sbaglio, Marigold. Sono bellissimi, ovviamente, cioè, in quelli veri l'oro è davvero dorato, è bellissimo, è qualcosa di fantastico. E quindi non vedo l'ora di poterli avere sotto mano, anche quei tarocchi. Ma nel mentre mi accontento di questa cover, è in silicone. È molle ma non mollicissima, quindi sì, io la tento ripiegare così, cioè si piega, ma come vedete è abbastanza, sembra resistente, quindi nice. Non vedo l'ora di metterla sul mio telefono. Questa l'ho pagata tipo sull'euro e qualcosa, vediamo, sì, 2 euro circa, quindi 1,90 euro. E so che... Allora, ho finito con gli oggetti vari ed eventuali, quindi adesso passiamo alle parrucche. Ovviamente ve le farò vedere anche indossate. E ne ho preso 3. Una viola. Vi faccio vedere anche l'immagine di come appare, come la vendono loro e come realmente. Quindi ne ho preso una viola, una grigio biondo e una sempre viola marrone andante. Partiamo da quella viola, che in realtà è viola e nera, non è solo viola. Allora, queste parrucche sono arrivate con, se non sbaglio, degli oggetti, tipo un paio di ciglia finte in una e con un'altra un set di, tipo, non timbrini, ma stencil, come si chiamano, trasferelli, per intenderci. Adesso si riesco a levarla. E con la retina per i capelli, ovviamente è arrivata impacchettata, non così, è che le ho provate già, quindi allora vediamo se riesco a sistemarla un po'. Allora, questo è il colore, è un bel viola, cosa che io non riesco ad avere sui miei capelli. Ha la parte di sopra nera, ha la riga al centro fatta così, è un sacco carina. È liscia, ovviamente, è abbastanza lunga, direi che 50-70 centimetri, forse. Non è male. Dentro è... dentro sembra fatta abbastanza bene. Ha questa parte molto cucita, davvero bene. E qua
nella parte frontale ha questi gancetti, cioè gancetti, queste tipo forcine, diciamo. Ne ha due ai lati e, se non sbaglio, esatto, una dietro, per assicurare la parrucca alla testa, alla retina, e far sì che non viaggi in giro per il mondo la parrucca nell'eventualità che voi, non so, vi muoviate a scatti. È abbastanza folta e direi che non è tanto luminosa. Non so perché la parte sopra, sia questa che quella biondo-grigio, hanno la peculiarità di avere la parte sopra, quindi vicino alla riga, piuttosto luminosa, piuttosto lucente o lucida, come volete voi, mentre la parte di sotto è abbastanza opaca, il che non è male, quindi voi la vedete adesso, è lucida, ma è un lucido normale, mentre qua è lucido, sparaflescioso, cioè che si vede che è una parrucca, però cioè, non è una cosa che non si può sistemare. La prossima parrucca è questa grigio biondo. Nella foto sembrava molto più grigia di quanto è in realtà. In realtà è, sembra più biondo cenere. Anche questa con la sua retina. Questa è ondulata. È un sacco bella. Anche questa ha la riga in mezzo. Essendo dello stesso negozio, questa è quella viola, sono praticamente simili dentro. Anche questa ha i due pettinini per agganciarla alla retina e anche quello di dietro. E questa, anche questa è abbastanza lunga, è ondulata, questa è molto naturale, molto bella, e anche questa è leggermente lucida sopra, mentre rimane forse un po' più opaca alla fine, nonostante non si noti molto in video, sembra tutta lucida perché ovviamente adesso ha le luci puntate addosso, però molto bella. Queste due le ho pagate intorno ai 10-12 euro tutti e due, per ognuna ovviamente, non 12 euro entrambe, però è molto bella, è molto molto morbida e, come dicevo, sembra molto naturale. Terza ed ultima parrucca è arrivata da un altro negozio, ovviamente, e come noterete costa anche il cartone per far sì che non si pieghi durante il trasporto. Questa è arrivata, se non sbaglio, con dei tipo trasferelli e ovviamente anche questa con la retina. Questa, a differenza delle altre, ha una frangetta che è abbastanza lunga, che dovrò accorciare un po', però anche questa è ondulata e ha un colore, diciamo, che va dal marrone, dal castano al viola, lilla spento, malva, non lo so, è un bellissimo colore. Forse questa è leggermente più lunga delle altre, sì, però è molto bella, si vede la differenza comunque, nonostante io l'abbia pagata tipo forse 17 euro, quindi non tanto in più, però è molto bella. Anche questa è morbida, è leggermente lucida anche questa sopra, ma in un modo completamente naturale, è bellissima. È fantastica, non vedo l'ora di usarla. Io sinceramente queste parrucche le userei anche per uscire e non mi metto problemi a usare delle parrucche per uscire quando voglio un determinato look. Sono bellissime, davvero fantastica. Adesso vi metto la clip indossata e non vi negherò che lei è la mia preferita. Questo era tutto ciò che ho ordinato da AliExpress con i saldi del 11 novembre e spero che vi sia utile questa cosa, perché comunque molte volte le cose online non arrivano come sono davvero online, però tutte queste cose, tipo anche le parrucche, sono davvero molto belle, molto fedeli alla foto che ho trovato su internet. L'unica forse è l'ultima, ma semplicemente la frangetta è leggermente più corta rispetto a quella che è arrivata nella realtà, è leggermente più lunga, ma immagino sia anche per lasciare la possibilità a chi la compra di accorciarla o meno di quanto vuole, per come gli sta meglio. Per il resto è tutto come mi immaginavo, sono tutte cose di buona qualità comunque per quello che ho pagato. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!